Ieri sera c'è stato a Pompei il volo e si sposa bene con quello che sta succedendo a Napoli negli ultimi anni. Abbiamo preso il volo, sebbene che un mese di luglio c'è stato leggermente sotto, ma era preventivato, è fisiologico, stava facendo un caldo pazzesco. Quindi abbiamo sempre cose nuove da scoprire. Adesso hanno inaugurato a 50 metri qua un metro che è meraviglioso, stupendo. Quindi siamo in pieno volo, via. Il calo fisiologico che c'è stato in questi ultimi 15 giorni non ci preoccupa più di tanto. Tanti turisti italiani, ma anche tanti stranieri, molti provenienti anche oltreoceano con i nuovi collegamenti qui al Gambrinus. Che lingue si parlano? Si parla il poliglotto. Ieri abbiamo avuto i cinesi, i giapponesi, i tedeschi, gli inglesi, c'è di tutto, c'è di tutto. Quindi anche stranamente abbiamo molti cinesi e molti coreani, soprattutto coreani, e poi europei, francesi, spagnoli in maggioranza. Turisti che da Napoli poi si spostano per la provincia anche per le bellezze delle nostre isole. Sì, sicuramente Capri è quella che tira di più. Vedete sui giornali, ogni sera c'è una star internazionale che va lì a sostare giù all'Anima e Cora, quindi è un richiamo per tutti gli artisti di tutto il mondo. E poi le bellezze di Capri, le bellezze di Ischia, abbiamo Pompei, abbiamo Positano, c'è di che di scegliere. Bisogna chiedere alle istituzioni per migliorare i servizi? Ma io penso che le istituzioni negli ultimi tempi hanno avuto una svolta, c'è stata una svolta epocale, in contemporanea, stranamente, se vi dicessi perché non lo so, ma c'è stata una svolta in contemporanea tra quelle che sono le autorità preposte, vale a dire sindaco, prefetto, regione, e poi il territorio. Noi siamo qui al Gambrinus nel 1860, la mia famiglia ci sta da 50 anni, fino a qualche anno fa i quartieri spagnoli, sparo 2-3 anni fa, siamo a 100 metri, non ci si poteva entrare. Oggi c'è la folla, c'è la ressa a visitare i quartieri spagnoli.